Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Come potete vedere dalla schermata principale, oggi vi volevo parlare di un qualcosa di diverso. Ci sono stati parecchi ragazzi, sia su Discord che su Telegram, che mi hanno consigliato appunto di provare questo nuovo gioco presente all'interno del Play Store nella sua versione global, ovvero Digimon Rearise. Un gioco dove ovviamente chi è della mia generazione, quindi parliamo di anni 90, inizio anni 90, può tranquillamente comprendere effettivamente la nostalgia, che presenta un titolo del genere. E vedere un gioco, su dispositivo mobile che presenta alcune meccaniche che ci ricordano i vari giochi mobile che siamo abituati a conoscere, come Dissidia, come One Punch Man, come tantissimi altri giochi, anche Pokémon, che abbiamo visto bene o male sul mio canale, che ovviamente per scelte personali non ho deciso di continuare proprio perché non avendo il tempo da dedicare, ho preferito soltanto dare una rapida occhiata, farvi sapere una mia opinione oggettiva da esterno e poi successivamente lasciare a ognuno la sua interpretazione. Incominciamo ovviamente ad entrare all'interno del gioco perché io l'ho scaricato e da un paio di settimane che a dire la verità ci sto giocando e da un paio di settimane che lo sto testando proprio perché volevo fare un video per parlare in generale di quelle che sono le sue meccaniche, di quelle che sono le sue peculiarità e darvi un mio parere personale oggettivo per quanto riguarda il gioco. Il gioco di per sé rappresenta il metodo classico del Gacha Games. Infatti, come possiamo vedere già sotto, abbiamo a disposizione vari menu che sono Summon, Plugin, Train, Digimon, Quest, eccetera, eccetera, che andremo ad analizzare piano piano durante tutta l'analisi del mio video. In alto a sinistra appare il vostro nome che sceglierete all'inizio quando creerete il vostro account, seguito successivamente dal livello di allenatore, in questo caso Digitimer, del vostro profilo e poi successivamente sotto al livello del vostro diciamo al sotto il vostro livello avrete altri menu dove avremo le notizie giornaliere e le notizie che ci verranno fornite appunto dagli sviluppatori del gioco, i presents che sarebbero appunto dei regali che ci vengono forniti giornalmente tramite il daily login o tramite degli diciamo tramite dei bonus che vengono offerti tramite campagne o altre, diciamo, altre cose in generale all'interno del gioco. Le missioni, che invece sono dei piccoli obiettivi che danno un incentivo per continuare a giocare, che danno qualche ricompensa e danno sinceramente anche un piccolo startup pronto proprio per permettere al giocatore di iniziare a costruire quella che è la sua famiglia, perché tendenzialmente poi si tratterà di una vera e propria famiglia. E accanto abbiamo il menu delle challenges, dove ci saranno delle sorte di missioni, così come le Choco Board per chi mi segue su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, dove in un tot periodo che può essere, che può variare dalla settimana al mese addirittura, dove appunto abbiamo degli obiettivi da completare per ricevere comunque degli oggetti o comunque un piccolo incentivo per continuare a giocare. Dalla parte destra invece del nostro menu abbiamo la sezione social, che è dove appunto possiamo gestire le nostre richieste di amicizia, possiamo gestire anche le amicizie che già abbiamo, quindi possiamo rimuovere o aggiungere degli amici che giocano all'interno di questo titolo. La sezione dello shop, che questa in questa sezione non è rappresentata dallo shop con i soldi veri, quello ha una sezione a parte, mentre invece abbiamo uno shop dove alcuni consumabili o alcuni oggetti presenti all'interno del gioco possono essere scambiati per altri. Successivamente a sinistra, in basso a sinistra, abbiamo il menu dove si possono sistemare la grafica, dove si può sistemare il suono, dove si possono vedere, diciamo, tutte le peculiarità del proprio profilo e poi sotto ancora abbiamo la pala che ci permette di costruire le nostre decorazioni. Ma su questo è un discorso che preferirei, diciamo, sorvolare per il momento perché non è un qualcosa di cui dobbiamo parlare in questo momento. Mentre invece i menu
principale, il menu fondamentale che sarà la nostra guida, sarà il nostro faro per quanto riguarda questo gioco, è proprio quello che abbiamo in basso a destra. Nella parte più destra dello schermo abbiamo la sezione quest, dove appunto noi possiamo immergerci in quella che sarà la nostra avventura all'interno del gioco, dove avremo la storia principale che per il momento presenta addirittura la stamina con la metà del costo, quindi vi permetterà di fare tantissime quest utilizzando soltanto la metà della stamina a disposizione, le clash battle che vengono rappresentate come se fossero dei veri e propri raid in cui tutti i giocatori possono contribuire alla sconfitta di un boss, ma questo lo andremo a vedere magari successivamente, il battle park che invece viene rappresentato da quella che è la vera e propria sfida PvP del gioco, e già la sfida PvP del gioco a me mette un po' di timore, e poi l'Underworld che sarebbe tecnicamente una sorta di dungeon continuo, una sorta di difficoltà crescente che permetterà comunque di accumulare diverse risorse anche in quantità ingenti, ma ripeto, tutte cose le andremo a vedere poi nel dettaglio magari in video diversi. E poi sotto abbiamo il Dimensional Vortex, che non sarebbe altro che, chi mi segue per Dissidia o per Omnia, le classiche Cycle Quest, quindi delle possibilità di poter farmare determinati oggetti che vengono aperti o comunque vengono resi disponibili al giocatore ogni tot di tempo, una volta al giorno tecnicamente per quelle più diciamo più importanti, oppure quelle che danno cibo, danno attrezzature per l'allenamento, eccetera eccetera, ma di questo ne andremo a parlare anche successivamente. Per ora voglio farvi conoscere il gioco così un attimo, una sfumatura generale, nel dettaglio ci entreremo a brevissimo. Per quanto riguarda invece gli altri menu, abbiamo a disposizione il menu di allenamento, quindi il menu training, che consente al giocatore, in questo caso io, di allenare il nostro Digimon tramite il pannello di upgrade, dove sarà possibile incrementare il livello del Digimon, perché qua c'è una piccola cosa di cui dovremo andare a discutere che riguarda il level up dei Digimon, che è abbastanza contorta come cosa, a dire la verità, ma questo lo andremo a vedere dopo. Successivamente alla destra abbiamo il Workout Awakening, dove abbiamo la possibilità di allenare il nostro Digimon e farlo aumentare di caratteristiche e permettergli di sbloccare i livelli successivi. Poi successivamente abbiamo la Digievoluzione, dove un Digimon, avendo soddisfatto determinati requisiti che vanno in corrispondenza del livello del Digimon e del suo livello di affiatamento con l'allenatore, che vedremo ora come si aumenterà, permetterà appunto tramite il raccoglimento di oggetti ottenibili tramite i raid, quindi tramite le clash battle, permetterà al nostro Digimon di aumentare il suo livello. Il livello dei Digimon, ovviamente, per chi non lo sapesse, varia, perché possiamo cominciare ad avere il baby, poi successivamente abbiamo il rookie, quindi il principiante, poi abbiamo il champion, quindi sarebbe l'evoluzione di intermezzo, il champion, poi abbiamo la ultimate, che sarebbe la terza evoluzione, e infine avremo la mega Digievoluzione, dove alcuni di questi Digimon possono ambire appunto ad avere una mega Digievoluzione, quindi una quarta evoluzione in più che permetterà appunto di essere decisamente più forti. E poi successivamente in basso a destra abbiamo gli skill upgrades, dove appunto anche in questa sezione del gioco dobbiamo aumentare le mosse speciali dei nostri Digimon tramite l'assimilazione di carte uguali o dello stesso ceppo familiare. Ma questo è un discorso che, ripeto, andremo ad affrontare dopo, perché sono tutte cose che devono essere affrontate con il giusto termine. Io spero di fare un video non troppo lungo né troppo corto, quindi vorrei effettivamente approfondire diversi campi, ma credo che probabilmente usciranno più video per spiegare il gioco come voglio io e come è giusto che sia. Abbiamo poi successivamente la sezione dei plugin che sono come degli accessori, quindi come se fossero delle nostre armi e armature da equipaggiare ai nostri Digimon per permettere appunto di aumentare le loro caratteristiche. Abbiamo la sezione dove appunto equipaggeremo i plugin ai nostri Pokémon, dove potremo aumentarne il loro valore e il loro livello. Potremo anche solo controllare i plugin che possediamo, giusto così per vedere effettivamente come siamo messi, e poi ovviamente vendere i plugin per ottenere del denaro, chiamiamolo così, del denaro che poi potrà essere utilizzato in altro modo.
Andando poi sempre a scorrere, abbiamo il menu delle summon. Il menu delle summon, che ovviamente in qualsiasi gacha games, come potete vedere, presenta diversi banner dove abbiamo delle summon a tempo limitato, quindi che verranno introdotte soltanto per un breve periodo di tempo, e poi le summon invece che verranno che continueranno a restare all'interno del banner per un periodo più lungo, proprio perché permetteranno ai personaggi di poter pullare su di essi. Partiamo subito a parlare di uno degli aspetti più interessanti del gioco, che sicuramente tutti quanti stanno aspettando, ovvero i pull. I pull, come potete vedere, si effettuano tramite 200 digirubi. I digirubi si possono ottenere ovviamente tramite la storia principale, tramite degli obiettivi secondari, tramite le sfide PvP, tramite l'underworld, tramite praticamente tutto. La cosa che un pochino mi fa storcere il naso è che una multi costa 200 e ogni capitoletto o comunque ogni livello dell'avventura possa dare un massimo di 5 digirubi alla volta, senza comprendere il bonus di completamento del capitolo in generale, che comunque darà un bonus che varia dalle 15 alle 20 gemme, quindi già si riesce un pochino a bilanciare la situazione. Però 5 gemme a livello, fatevi il caso che io ho già fatto due summon grazie a quelle che potevo fare inizialmente, e adesso ho pronta una terza summon che sarà quella che andrà a concludere il nostro episodio. E fatevi il calcolo che io comunque ci gioco quasi abitualmente tutti i giorni per già un paio di settimane e ho potuto fare soltanto 3 multi, quindi non so effettivamente come venga improntato questo gioco. Non vorrei sbilanciarmi troppo dicendo che è il classico pay to win, però sicuramente la meccanica del PvP non aiuta sicuramente i giocatori che comunque tendono ad essere sempre un po' più free to play. Comunque, per quanto riguarderà il banner delle summon, ci andremo dopo, perché appunto concluderemo il nostro episodio lì, quindi possiamo tranquillamente arginare questo problema. Parliamo anche del menu dei Digimon, menu in generale che si sbloccherà pian piano che i nostri livelli aumenteranno, i nostri livelli allenatore aumenteranno, perché avremo la possibilità di scegliere il team con il quale poter scendere in campo nelle varie sezioni, quindi sia nella sezione dell'avventura, sia nella sezione del Choco Park e sia nella sezione anche delle Clash Battle, che ovviamente potranno essere gestite anche con team diversi, ovviamente, perché qui ci sono diversi Digimon che possono fare delle cose rispetto ad altri, quindi è normale che vengano utilizzati di più magari alcuni per il PvE, alcuni per il PvP, altri invece per il dungeon dell'Underworld, perché permette comunque di fare tanti danni o comunque molto resistenti, eccetera eccetera. Poi abbiamo il menu del Digicare, dove è possibile accudire, se così si può dire, diversi tipi di Digimon. Ecco, ora se io volessi incentrare l'episodio principale, diciamo che sarebbe questo tecnicamente, vorrei incentrarlo proprio sul menu dei Digimon, perché è il menu penso più importante di tutti. Gli altri si riescono a capire bene o male anche giocando da soli, ma quello che è il menu Digimon e il menu training cercherò comunque di spiegarli in questo stesso episodio. Partiamo dal team. Per quanto riguarda il menu team, come vi stavo dicendo prima, si avrà la possibilità di poter scegliere tra 3 diversi slot di team, che come potete vedere si possono intercambiare come e quando vogliamo noi, e in ognuno di questi team è possibile scegliere fino a 5 Digimon diversi. 5 Digimon diversi che combatteranno insieme durante le avventure, durante i Clash Battle e durante tutti i contenuti presenti all'interno del gioco, e sarete voi stessi ad amministrare e specialmente a gestire la squadra. In basso a sinistra abbiamo il tasto dove appunto ci viene raccomandato il team migliore per quanto riguarda la sezione che in questo caso affrontiamo, perché come potete vedere sopra abbiamo anche un altro menu che in questo momento sto premendo io, dove appunto si può cambiare si possono cambiare le varie interfacce. Quindi noi possiamo utilizzare un team per le quest, che facendo il recommended team io già ce l'ho ovviamente quello raccomandabile, perché ho la maggior parte dei Digimon che fa danni AOE e quindi permette di essere molto più veloce all'interno della sfida.
Poi, per quanto riguarda Clash Battle, abbiamo un'altra sezione dove possiamo sempre premere il nostro Recommended Team, che è comunque lo stesso, perché ripeto, questi sono i miei Digimon più forti che ho allenato e che ho portato su di buon cuore, anche perché, come potete vedere, ho un Metal Greymon Black e un Geo Greymon messo lì al centro, che sono i miei obiettivi da far evolvere, anche se c'è quel Vidramon messo lì, che tecnicamente vorrei portare ad Aero Vidramon, ma... piano piano, parleremo anche di questo. E poi successivamente Battle Park, dove facciamo sempre Recommend Team e rimane uguale, perché giustamente, ripeto, questi sono i team. Cioè questo è il team che al momento è più forte, in quanto abbiamo molti danni AOE, addirittura due Digimon con la skill portata a livello 2, grazie appunto alle Summon che ho fatto precedentemente, perché come vi stavo dicendo, i doppioni della stessa famiglia o dello stesso ceppo familiare permetteranno di aumentare diciamo la skill della nostra mossa speciale. E quindi questo, diciamo, è la sezione per quanto riguarda il nostro team. Invece per quanto riguarda il Digicare, è un discorso che voglio approfondire, perché il Digicare è una meccanica che è presente comunque in quasi tutti gli universi Digimon, ora che ci penso, e a maggior ragione introdotta anche in questo gioco. Ogni Digimon, man mano che combatterà al vostro fianco o man mano che verrà accudito da voi, aumenterà il suo livello di affezionamento. Livello di affezionamento che si può vedere tramite quel cuoricino in basso alla barra del nostro Digimon. Questa è una barra che può essere aumentata non solo tramite le lotte e tramite appunto il nostro Digicare, quindi tramite la nostra cura nei confronti del Digimon, ma può essere aumentato anche tramite il food. È presente un'altra meccanica che nei Digimon era stata introdotta addirittura con i giochi della PlayStation 1 come Digimon World, per chi magari ci ha giochicchiato e sa di che cosa mi sto riferendo. Ogni Digimon ha dei cibi preferiti, ogni Digimon ha delle necessità che noi come allenatori dovremo curare, quindi come il mangiare, come l'umore, come tante cose in generale che vanno a formare la personalità del Digimon, e noi come allenatore dovremo tenere sempre sott'occhio. Questo Digicare ci permette di monitorare più Digimon alla volta nel menu iniziale di gioco, quindi ci permette di dare un'occhiata veloce a quelli che sono i Digimon che vogliamo tenere sempre sott'occhio per mantenerli sempre al top, o perché li utilizziamo all'interno delle sfide, o perché ci interessano per poterli portare su di livello e poi successivamente digievolvere. Abbiamo a disposizione in questo caso 7 slot per dei Digimon comuni e uno slot speciale per il nostro partner. Il partner che sarebbe per l'appunto quel Digimon speciale che noi mettiamo a rappresentare il nostro profilo, quasi come se dovessimo riferirci sempre a paragoni di Dissidia, il nostro support character, quindi quello che vedranno gli altri personaggi e che potranno utilizzare, anzi più che personaggi, le altre persone all'interno del gioco che potranno vedere e utilizzare per completare le loro quest. E poi noi ovviamente verremo ricompensati tramite social points che potremmo utilizzare per altra roba, di cui parleremo poi in futuro. Detto questo, possiamo tenere cura o comunque possiamo mantenere il livello di interesse e di affezionamento dei Digimon a un livello standard, a un livello base, che poi successivamente andrà ad aumentare. Perché? L'umore viene rappresentato da quella faccina che vedete in alto a sinistra, nell'angolo del nostro Digimon, che può variare. Ora in questo caso io ce l'ho tutti normali, quindi seri, perché ancora non ho dato da mangiare e non ho fatto il Digicare giornaliero per permettere di aumentare le statistiche e aumentare l'umore. Invece in basso il vostro cuore vedrete il livello di affezionamento che il vostro Digimon ha nei vostri confronti. Può andare dal livello 20 iniziale al livello 99 finale. Ovviamente portare al livello 99 implica un affezionamento e quindi una statistica in generale migliore per quanto riguarda il vostro Digimon. Statistiche che comunque vengono aumentate anche durante i nostri combattimenti, quindi l'affiatamento e in questo caso l'affezionamento del Digimon nei nostri confronti aumenta tramite sfaccettate e miliardi di possibilità. Però quello che interessa a noi è il rapporto che si interpone tra il livello del Digimon e il livello di affezionamento. Perché questi livelli ci permetteranno appunto di giocare con le evoluzioni e soprattutto ci permetteranno di avere dei Digimon decisamente più forti, quindi con statistiche decisamente più alte. E questa è una piccola parentesi che voglio aprire già da subito. Il livello del Digimon viene aumentato tramite i bit,
che sono quella valuta che vedete in alto sullo schermo, di 46.500 unità in questo momento, che si possono ottenere tramite vari modi. Si possono ottenere tramite le quest, si possono ottenere tramite il clash, si possono ottenere vendendo i plugin, si possono ottenere in qualsiasi modo. In qualsiasi modo voi vogliate, solitamente ottenete bit sempre come ricompensa, e appunto questi bit servono per aumentare il livello del Digimon, mentre invece il livello di affezionamento si aumenta tramite il mangiare o appunto il prendersi cura del nostro Digimon. Quindi questo è molto importante, ci farò magari un video a parte se vedo che questo primo episodio raggiunge una discreta visibilità, magari mi viene chiesto di approfondire l'argomento, e allora cercherò di fare dei video proprio dove voglio argomentare un po' tutto. Questo episodio, ripeto, è una linea generale che già sta durando anche parecchio, ma voglio analizzare il menu principale almeno, giusto per darvi un'idea di quello che dovete fare e quello che potete fare. Successivamente abbiamo la selezione del partner, che questa si sblocca comunque dopo aver completato tot capitoli, dove appunto potremo mettere il nostro partner all'interno del del nostro menu, dove appunto potremo vedere le statistiche e potremo vedere anche come combinato in generale il nostro partner e ciò che vedranno effettivamente i personaggi che lo andranno a scegliere. Quindi niente di eccezionale. Poi abbiamo la Digimon List, che praticamente serve quasi come una sorta di bestiario a vedere tutti i Digimon che abbiamo visto, che abbiamo analizzato o che abbiamo avuto durante la nostra carriera di allenatore. Il Digidex, che ci permette, anzi al contrario, la Digimon List è quelli, fa vedere i Digimon che abbiamo noi, quindi tutti i Digimon che abbiamo ottenuto noi e che abbiamo sbloccato noi, mentre invece il Digidex, come stavo dicendo prima, è come se fosse una sorta di Pokédex per i Pokémon, fa vedere tutti i Digimon che abbiamo incontrato finora, anche non nostri, quindi di altre persone che ci hanno dato una mano o che comunque abbiamo utilizzato come support o che ci hanno semplicemente fatto visita, perché si può anche far visita ad altri allenatori per vedere magari le loro statistiche, per vedere i loro Digimon, per vedere anche le loro costruzioni, e questo permette appunto anche di stringere dei rapporti di amicizia o comunque di collaborazione interna. E poi invece il release, dove appunto possiamo mandare via dei Digimon doppioni che non ci servono più, in cambio ricevere delle sfere che potremo utilizzare in quello shop che vi ho detto precedentemente. Quindi c'è la possibilità anche di poter riciclare in questo caso i Digimon in più, i Digimon superflui, per comprare altre cose all'interno del negozio. Ma andiamo a vedere il DigiCare come effettivamente funziona. Il DigiCare, come vi stavo spiegando prima, permette di, ecco, come potete vedere, analizzare e vedere su schermo, quindi sulla vostra mappa, diversi Digimon che potrete accudire in una volta sola, quindi tutti quanti insieme e non uno ad uno. Basta che voi clicchiate su uno di essi. Ora, questo qui per esempio è il mio guest, quindi colui che è venuto a farmi visita e che potrete ringraziare tramite il tasto che vi apparirà qui su schermo per far sapere appunto che noi abbiamo apprezzato la visita, che in questo caso è un Real Metal Greymon, che è veramente veramente figo. Vediamo se ve lo riesco a far vedere. Eccolo, guardate che bello, guardate quanto è fiero Metal Greymon. Potrei farlo anche io, ci sto lavorando. Io ho preferito fare prima quello black, la sua versione antagonista, quindi la sua versione nera, che è questa, vedete, io l'ho già fatto. Proprio perché lui possiede un potentissimo attacco AOE, a differenza del Metal Greymon, o per meglio dire del mio Greymon, che in realtà è un Geo Greymon, questo qui che adesso vi faccio vedere, che non è un vero e proprio Greymon, ma lui si trasforma in un altro tipo di Metal Greymon che presenta un attacco single target. Io ho preferito appunto fare prima lui, proprio perché l'AOE mi interessa molto di più, soprattutto per quanto riguarda la mia avventura, quindi la mia sezione di avventura. E come potete vedere, questo è il nostro menu, il nostro pannello che permette di prendersi cura, che comunque permette di prenderci cura dei nostri Digimon. Come potete vedere, sotto abbiamo a disposizione del cibo. Cibo che potremo ottenere tramite i Vortex, quindi tramite le Cycle Quest che vi ho detto poco fa, oppure ottenerli tramite le varie missioni, tramite le quest anche di capitolo, di gameplay normale, che verranno accumulate e poi messe a disposizione per nutrire i nostri Digimon dal preferito al meno preferito. Ora, in questo caso, come potete vedere, io ho del cibo preferito per quanto riguarda il mio Metal Greymon, solo che Metal Greymon in questo momento non mi sta chiedendo cibo, perché quando il vostro Digimon chiederà del cibo apparirà questa finestrella
con appunto la richiesta esplicita del vostro Digimon. Ora, il mio Vidromon vorrebbe delle noci, ma io personalmente non ce le ho soltanto delle mandorle tostate che potrei dare, quindi magari per il momento gliene do un paio, giusto così per, diciamo, quietare la sua fame, ma in realtà bisognerebbe andare a cercare il suo cibo preferito. Non succede nulla se ovviamente non date il cibo preferito subito al vostro Digimon, però dandolo subito aumentereste visibilmente la barra del suo umore, e non appena raggiungeremo quello che è lo stato di superbo, quindi l'ultima barra a destra del mood, dove c'è scritto mood del nostro Digimon, dove ora è normal, se riuscissimo a portarla su diciamo superlativo o comunque al rango massimo, avremo addirittura un bonus per quanto riguarda i drop durante le nostre avventure. Quindi è per questo che consiglio sempre di tenere alto il morale dei vostri Digimon, proprio perché durante una sessione di farming, chiamiamola così, o durante una sessione semplicemente di gioco, di gameplay classico, normale, potreste ottenere decisamente più risorse rispetto a una run normale fatta con dei Digimon con appunto il loro mood sullo stato normale. Detto questo, le richieste dei Digimon possono variare in base alla tipologia di Digimon che sono, e quindi il cibo da conservare praticamente è sempre costante, è sempre presente all'interno del nostro menu, e bisogna utilizzarlo comunque anche con parsimonia, perché non è sempre facile ottenere il cibo. Cercate di utilizzarlo solo quando magari avete una richiesta esplicita del vostro Digimon stesso, o se dovete portarlo su per quanto riguarda il livello di affezionamento, perché quanto vi ho detto prima, bisogna avere un rapporto ben preciso tra il rapporto di affezionamento e il rapporto del livello del Digimon stesso per poi effettuare una digievoluzione. Questo è il nostro menu principale, quindi questa è la nostra schermata principale dove avremo la possibilità di controllare i Digimon, dove avremo la possibilità di gestire tutte le nostre informazioni, e come potete vedere abbiamo anche degli edifici a disposizione, che sono il primo, la sezione Digimon, che possiamo raggiungere anche tramite questo palazzo, e poi successivamente l'altra sezione di allenamento che possiamo raggiungere tramite l'altro palazzo. Tutti gli altri menu invece sono semplicemente cliccabili tramite il menu che vedete qui presente sulla schermata iniziale. Successivamente cosa vi posso dire? Per il momento non vorrei appesantirvi troppo, già il video è durato parecchio, vi ho detto comunque delle informazioni generali, delle informazioni di base che spero possano effettivamente interessarvi, o che comunque possano in un qualche modo suscitare il vostro interesse. Se così fosse, vi prego di farmelo sapere tramite un commento, perché se effettivamente questo video mi dà un po' di visibilità, cerca comunque di raggiungere un pubblico anche un po' più ampio rispetto a quello che riesco a prendere tramite Dissidia, e ci sono comunque delle persone che ci giocano, perché io comunque al momento ci sto giochicchiando, quindi vi posso garantire che al momento sono abbastanza attivo all'interno del gioco, però non vi posso garantire nulla. Fatemi sapere se ovviamente vi interessano altri video più specifici sui vari menu, sulle varie sezioni, e soprattutto magari qual è l'argomento che in realtà vi interesserebbe un po' di più. Io per il momento chiudo qui, e chiudo qui andandomi a fare la summon che vi avevo promesso. Voglio chiudere con una summon, giusto per lasciarvi così il contentino a voi e anche il contentino a me, per avere una scusa per pullare. E quindi io per il momento vi ringrazio, spero che questo video vi possa piacere, o che comunque possa effettivamente magari segnare l'inizio di un cammino verso questo gioco, perché comunque per me i Digimon hanno un valore abbastanza affettivo. Però detto questo, io vi lascio con l'evocazione e grazie Windows per avermi interrotto in questa maniera. Vi saluto, vi ringrazio e soprattutto per aver visto il video, e fatemi sapere cosa ne pensate, e ci vediamo magari con un prossimo video. Bye bye. Allora, mentre che ci siamo, vi spiego anche come funzionano le summon. Le summon funzionano così: tramite questo menu, che potete vedere con tutte queste orb, avremo la possibilità di individuare quelli che saranno i nostri pool,
così, no? E avremo diverse tipologie di sfere. La sfera azzurra, che rappresenta una partenza da Digimon di livello base, quindi principiante, rookie. Successivamente abbiamo la sfera dorata, che ci permette di avere una partenza di Digimon Champion, quindi la seconda evoluzione, e poi le orb arcobaleno, che ci permettono di partire tramite una digievoluzione Ultimate o un Champion che può raggiungere la Mega Evoluzione, quindi addirittura superiore all'Ultimate. Esistono diversi tipi di Digimon che possono raggiungere quello scopo, però andiamo a vedere effettivamente cosa riusciamo ad ottenere. Vediamo le sfere intanto. Quindi già una dorata. Ok, come potete vedere già la cosa brutta è che non c'è la garantita. Oddio, un Agumon che può diventare Metal Greymon. Questo è un doppione, quindi molto buono, perché posso darlo per la special. Quindi molto molto buono. E come potete vedere, durante la summon vi fa vedere tutto il suo albero genealogico, per già capire ed individuare dove utilizzare quel tipo di Digimon. E quindi è molto figa la cosa. È una cosa che vi stavo sottolineando, il fatto che non c'è la garantita 5 stelle tecnicamente, ma questa è una cosa che un pochino mi urta, se devo essere onesto, mi urta. Andiamo avanti, vediamo che cosa succede. Ancora una sfera, un altro Vimon, buono, visto che io ho il Vidramon che tra poco diventerà Aero Vidramon, quindi posso aumentare la sua special ed è molto forte. Vimon è molto forte, ragazzi, se lo trovate vi consiglio di portarlo su, perché ha delle statistiche di power, quindi di attacco veramente veramente eccezionali. Qui abbiamo, vabbè, mi interessa Keramon, posso darlo per il mio Platinum Sukamon, ma non credo effettivamente di poterlo dare, però andiamo avanti. Oddio, Goblimon che è assolutamente useless, per me non mi interessa. Le sfere possono anche cambiare. Oh, Solarmon che diventa Meramon e Blue Meramon, quindi questo è un ceppo familiare diverso da quello che io ho, perché ho un altro Solarmon che diventa Skull Meramon, quindi non è lo stesso ceppo, quindi non posso utilizzarlo per aumentare la sua special. Oh, prima sfera dorata che è un champion, no, un altro Jekumon. Madonna quanti ne ho ottenuti. Però se è dello stesso ceppo familiare, no, non è dello stesso ceppo familiare del mio Mega. Peccato, questo l'avrei dato per potenziare la skill. Salamon, scusatevi. Salamon che però diventa Demimon. Non è dello stesso ceppo, peccato. Oh, un champion. Oh, un altro Garurumon. Questo è il secondo, quindi posso aumentare la skill al mio Garurumon che già ho. Quindi non male. Non male. Un altro Gurumon che mi aumenta la skill. Madonna mia, ho un Machinedramon che... No, Machinedramon, come si chiamava? Non ricordo, che diventa una bestia. Speriamo che l'ultima cambi in Ultimate. Ho un altro Gabumon che posso dare forse all'altro, perché la sua evoluzione finale era Wergarurumon. Quindi credo di poterlo dare sempre a quel Garurumon che ho preso prima, per aumentare la special. Quindi non male. Dai, trasformati in Ultimate. No. Kabuterimon. Questo è nuovo. Che diventa Quagamon, forse l'altro era. Non era quello Hercules Kabuterimon. Era un Quagamon, credo. Kabuterimon che mi manca. Kabuterimon che mi mancava. Però non è ciò che cercavo. Non è ciò che cercavo. Fatemi vedere un attimo. Ah no, Mega Kabuterimon, ho visto male io allora. Sì, allora questa è, diciamo, digievoluzione completa. Ok, vabbè, non male. Però Mega Kabuterimon, a dire la verità, non è un granché. Lui lo posso utilizzare per Wergarurumon, che già ho la sua evoluzione. E Gabumon, sì, è lo stesso, perché è praticamente con il bordo azzurro. Quindi sì, posso tranquillamente darlo. Come, diciamo, posso darlo in pasto. Per quanto riguarda il power up della sua special,
E quindi va bene. Niente, ci abbiamo provato anche questa volta. Non siamo riusciti a prendere la Rise Greymon. Oh, però complete. Vediamo cosa mi danno. Magari 100-200 gemme. Così summoniamo di nuovo. No. Dei bit, dei bit. Quanti sono? 2000. Vabbè. Niente di che. Comunque. A questo punto vi saluto veramente, il video è venuto veramente lungo, spero che non sia troppo pesante. Fatemi sapere al solito se magari vi interessa vedere altri video del genere oppure no. Grazie ancora per la visione e alla prossima.